Buonasera sindaco, buonasera, come va? Un caldo e fremente abbraccio a tutti i grandi azionisti e un distaccato cenno del capo ai piccoli risparmiatori. Ciao, parco buoi. Bene sindaco, allora c'è la crisi, la borsa trema, lei come vede la situazione? Come sindaco, come donna? Ma no, guardi, c'è tanto allarmismo. È vero, c'è qualche segno di difficoltà. Ad esempio, ultimamente ho notato che quando al mattino scendo in cortile a dar da mangiare agli impiegati... Ma perché lei dà da mangiare agli impiegati? Mi scusi, ministro. Oh, sì, è una cosa che adoro. Sbriciolare pan secco nel brodo davanti a quegli occhioni così espressivi. Quelle cravatte a poco prezzo, quei gonnelloni del mercato, quelle manine che si piegano goffamente a imitare il nostro ciao. Certo, che bella immagine, sindaco. Sì, interrei tutti con me, anche in casa, ma sa, in campagna è un altro conto, l'impiegato va in giro, sporca senza problemi, ma in casa soffre, poi odora. Senta, diceva, ultimamente ha notato che... Dicevo, ultimamente, appena mi vedono arrivare col paiolo del mangime, gli impiegati si avventano tutti contro la recinzione. Si vede che hanno molto appetito, direi proprio fame. Devo essere svelta a ritirare la mano, se no ci rimetto il guantone. E questa può sembrare cringe, certo, però se guardiamo il macro dato, sì, i numeri veri, possiamo stare tranquilli, io le garantisco che nell'ultima settimana nessuna dama del patronato ha disdetto un pomeriggio di canasta. Oh, finalmente una bella notizia, quindi lei non ha paura, non teme nulla. No, no, a parte la paura di finire la lacca, no. Beh, no. Certo, capisco, sono preoccupazioni, sindaco, effettivamente, la capisco. Beh, quella è proprio una cosa di quando ero bimba, devo dire, un terrore. Finire la lacca, ma dove li metto i capelli se cedono tutti insieme? Certo. Delle volte mi sveglio di notte, guardi, sì, mi alzo dal letto, prendo un taxi, vado in bagno... Ma mi scusi, prende il taxi per andare in bagno? Sì, ho la casa grande. Arrivo nel bagno, corro lungo il corridoio che conduce dal lavandino agli asciugamani, arrivo dove c'è il forziere in cui tengo l'armadio, dove vive il vassallo che custodisce la chiave dell'armadietto delle lacche, lo apro, conto tutte le bombole e solo allora mi rilasso. Bene, senta sindaco, sappiamo che lei tiene molto all'Expo, a questa grande fiera che si terrà a Milano nel 2015, c'è già qualche polemica? Ah, sciocchezze, sarà un Expo all'insegna dell'ecologia, il nostro impegno è rendere verde Milano. Beh, sindaco, al momento Milano è una delle città più inquinate d'Italia, però... Guardi, infatti abbiamo cominciato dalla faccia degli abitanti. Se li guarda, sono già quasi tutti un verde biffa, un verde palude. Tutti devono sentirsi parte del progetto. I grandi, i bambini, i nostri fishinin. Certo, e invece le polemiche sulle speculazioni edilizie in arrivo... Ma no, guarda. No, certo. Qui c'entra il sentimento. Quelli che arrivano al cuore sono i gesti semplici. Se lei vuole far colpo su di me, sì, non pensi alle solite scemenze come presentarsi con la macchina grossa, no, il diamante grezzo, la volgarità delle 100 rose rosse. No, basta che lei venga a mani vuote, puro come Parsifal, e dica... Ho un milione di metri cubi di cemento armato da gettare su tutta la città e io sento battere il cuore. Potevo dire no ad un progetto così? Beh, certo, certo. Grazie mille, sindaco. A presto, grazie, buonasera. Buonasera, sindaco. Buonasera. Buonasera. Come va? Saluto anche il suo pubblico. Un abbraccio con tutto il calore del mio corpo vibrante ai VIP delle prime file e una gelida stretta di mano agli altri. Salve altri. Bene, grazie. Ma che cos'ha in mano, sindaco? Oh, ero a lavoro. Secondo lei, col cemento armato, quale si intona di più? Questo o questo? Guardi, non lo so, non mi intendo di moda, sindaco, non lo so. No, ma non è moda, eh. Sto scegliendo gli elmetti dei muratori che costruiscono la nuova Milano dell'Expo. Sa, l'immagine conta. Beh, certo, allora l'Expo, sappiamo che a Milano ci sono già i cantieri aperti. Insomma... Sì.
Mi creda, quando ho i lavori in casa divento matta, ma matta, matta, matta proprio. Oggi sono matta. Ho capito, beh, non è che Milano sia proprio casa sua adesso. No, no, infatti casa mia è più spaziosa. Però anche Milano, le assicuro, da mandare avanti è un bel grattacapo, eh. Sì. Questo forse è più stiloso, è vero? Non lo so. Già mi immagino il musetto del muratore che spunta così selvaggio, fragrante di muschio, eh? No, forse è troppo chic. Non lo so. Io, guardi, sono contraria ad agghindare i muratori come fanno certi. È un eccesso, come il barboncino con gli occhiali da sole, la scimmia con la giacca a quadri da suonatore di banjo. No, sindaco, la prego, non parli così dei muratori, per cortesia. No, ma guardi che io per il muratore ho un debole, eh? Ah, sì? Col suo secchio di calcina, quello sguardo così espressivo, quella dignità. Sembra che ti possa parlare. Beh, sì. Meglio questo, sì, è più sobrio. Less is more, eh? E poi meno sporchevole, eh? Poi se lo volta lo usa anche come ciotola, ci mangia il suo cibo. Che bello, quando mangiano. Vabbè, senta, sindaco, meglio tornare all'Expo. Parliamo dell'Expo, eh? Sì, il mio orgoglio, l'Expo, l'esposizione universale del 2015. Ecco, allora, una domanda base per chi non è ancora informato, ma alla fine che cosa si esporrà a questo famoso Expo? Guardi, non la tedio con i dettagli tecnici, il succo è, non ne ho la minima idea. Ma come non ne ha la minima idea? Sì, ma ragioni, scusi. Se io avessi una cosa da esporre, la esporrei subito. Cosa la tengo a prendere la polvere fino al 2015? L'importante era fare l'Expo. Poi cosa esporre? Lo vedremo. Beh, cioè lei ci sta dicendo che state sventrando parchi, costruite torri, grattacieli senza sapere perché? Ma sì, è che noi abbiamo la cultura del fare, fare, fare. Cosa c'è di più bello di una ruspa che va? Vabbè, magari uno si aspetta un piano, un progetto, no? Beh, il piano è: questa città perde abitanti, la gente se ne va perché le case costano troppo care, no? Mi segue? Sì, allora, avete un sacco di case vuote perché sono troppo care, quindi... E quindi per l'Expo costruiremo 700.000 case in più, molto più care. Ma che razza di piano è, sindaco? È che noi abbiamo anche la cultura del fare a casaccio. Vabbè, senta, allora, i soliti polemici dicono che sotto l'Expo c'è un'enorme speculazione edilizia, eh? Quello è perché abbiamo anche la cultura del fare di nascosto, ma non voglio tediarla ora con i dettagli tecnici. Vabbè, sindaco, forse è meglio chiuderla lì. Diciamo che l'Expo sarà un bel banco di prova. Le piace? Beh, più che banco, un banchetto, eh? Vi sarà da banchettare per tanti, mi creda. Milano non chiude le porte a nessuno. Certo, anche se ultimamente con gli immigrati avete utilizzato un po' il pugno di ferro, eh? No. Oh, sciocchezze. Ah, certo. Guardi, il motto di Milano sarà sempre: che tu sia italiano o straniero, tendimi la mano, che ti prendo le impronte. Milano, lei è un gran Milan. Milano è un gran Milan, grazie. Buonasera, sindaco. Elettrico Ranocchio. Bene, grazie. Senta, sindaco, stasera parliamo di donne, eh? Una cosa... Allora, un caldo bacio e una conturbante carezza alle signore con la collana di perle e un distratto cenno da dietro i vetri alle altre. Ciao, escluse. Bene. Senta, Milano è una città dove per tradizione le donne sono molto, molto attive, lavorano, fanno le mamme. Ah, sì. Mi lasci dire subito che la mia passione sono le madri povere. Appena ho un momento libero mi metto il mio giaccone, gli stivali di gomma, prendo la macchina fotografica e mi apposto. Ma si apposta dove, sindaco? Beh, nei loro luoghi, davanti alle scuole, agli asili. Mi piacciono le madri povere quando arrivano in stormo con quei giacconi sintetici, quei maglioni mistolana che fanno ai pallini, che preparano i loro cuccioli alla scuola, gli sistemano il vello, gli mettono il grembiule azzurro, li sfamano con quelle merendine zeppe di coloranti. E io lì che scatto, scatto. Ma mi scusi, ma cosa fa il fotosafari con le mamme? Guardi, guardi, che non è uguale, non è vero che scappano. Sa come faccio?
Con un alpenstock. Con un alpenstock? Sì, un normalissimo bastone da montagna. Io con l'alpenstock gli spingo tra le zampine due o tre di quelle riviste di cui vanno ghiotte. Un Novella, un Eva. E loro si avvicinano, prendono fiducia, si riginano tra le manine quelle foto dei VIP, quelle didascalie che seguono con gli unghioli. Sì, Jennifer Lopez. E io lì che scatto, che belle che sono. Ma scusi, poi cosa se ne fa di queste foto di madre? Niente, ma mi fanno sentire in contatto con la natura. Sa, io sono costretta a stare sempre in città, mi manca il lato selvaggio. Beh, capisco, a Milano in quanto natura non è che siamo messi benissimo. C'è parecchio inquinamento, lo smog. Sì. Questo lo ammetto, è vero. Ma guardi, io penso che quello dell'ambiente sia più un problema di educazione. È verissimo, sindaco. Dobbiamo educarci a rispettare l'ambiente. Giusto. Allora, rispettare l'ambiente sì, ma bisogna anche che l'ambiente rispetti noi. Ma in che senso? Le spiego. Io vedo la vita come una grande festa in cui siamo invitati noi e la natura. Oh, una festa, che bella immagine, bellissimo. Esatto. E se io metto nell'aria gli scarichi delle auto, degli scaldamenti, sì, lo zolfo, eccetera, la natura ha il dovere di mettere l'ossigeno. Se è come una festa, ognuno porta qualcosa, no? Io ho i cioccolatini, tu il vino, non è che devo portare tutto io. Questo intendo per educazione. Ah, ecco, adesso è più chiaro. Non per polemizzare, no, certo. Ma si legge tanto in certe pubblicazioni la natura produce l'ossigeno, però sta di fatto che in città la natura questo tanto osannato ossigeno non ce lo porta mica. Noi siamo costretti a rimpiazzarlo con del monossido, ma non è che ne abbiamo una riserva infinita, anche la natura faccia la sua parte, anche la natura faccia la sua parte. Delle volte ho l'impressione che si siano perse le buone maniere. Non lo so, forse è vero. Senta, per chiudere, lei è il primo sindaco donna di Milano. Come successore eventuale preferirebbe un'altra donna o un uomo? Ma guardi, al momento a lasciare Milano non ci penso proprio. E comunque di sicuro non la vendo. Semmai la affitto a qualche persona di fiducia. Che poi il nome finisca con la A o con la O non è rilevante. Anche perché da noi l'importante, mi creda, non sono i nomi. Sono sempre i cognomi. Va bene, grazie sindaco, grazie davvero. Grazie a lei, adorabile, mucchetto. Grazie al sindaco Moratti.